Un'importante vetrina per il vino toscano è il più grande appuntamento regionale che fa incontrare domanda d'acquisto e offerta. Si tratta di Buy Wine, l'evento B2B che si è aperto alla Fortezza d'Abbasso. Una due giorni, quella dell'8 e 9 febbraio, nella quale i produttori e buyer si incontrano, si conoscono più da vicino e fanno affari. Un'importante opportunità di business per l'azienda toscana. Buy Wine per noi è una manifestazione veramente molto utile, perché diciamo che riesce a fare questo grande incoming di buyer e quindi riesce in pochi giorni a trasmettere proprio quello che è la differenza di produzione nel territorio toscano a tutto il mondo. Anche il modo di organizzare gli incontri con i buyer è veramente fatto bene, proprio perché c'è un matching di un mese in cui ci scegliamo a vicenda, non sono incontri casuali, quindi funziona. Crescono con Buy Wine anche le collaborazioni per internazionalizzare e far crescere ancora di più il già affermato brand toscano del vino. Tra queste, quella con il concorso del vino di Bruxelles, con opportunità speciali per i produttori toscani che in questi giorni potranno consegnare direttamente in Fortezza d'Abbasso i loro campioni di vino, che poi passeranno al vaglio della giuria del prestigioso concorso. E volendo dare più visibilità al territorio toscano, abbiamo fatto una promozione, diciamo, alle aziende selezionate per il Buy Wine, facendole pagare una quota un po' inferiore al solito. Questo perché? Perché al concorso, anche se non esci con una medaglia, il fatto stesso che la commissione di assaggio si ritrovi con una selezione di 50 vini dello stesso territorio fa promozione al territorio, perché poi dopo le degustazioni i vari degustatori scambiano, quindi il norvegese va a trovare il toscano dicendo: ah, ma ho visto questi vini, sono belli, interessanti. Quindi dà visibilità e fa anche promozione al territorio in sé per sé. Fondamentale poi, ricordano i produttori, anche il legame tra vino, territorio e storicità. È il caso di alcune aziende che nascono in territori legati a uomini universali. A Vinci, un'azienda interamente al femminile, ha dedicato uno dei suoi vini a Leonardo nell'anno del cinquecentenario dalla morte. Abbiamo proprio fatto, ritornando al discorso di Leonardo, una bottiglia specifica che uscirà a Vinitaly, che è stata imbottigliata quest'anno, l'annata 2015, di un biotipo recuperato di Trebbiano recuperato in azienda, si chiama Orpicchio. E abbiamo imbottigliato per la prima volta due annate, la 2015 e la 2016, per l'appunto proprio in occasione di questo grande evento e del cinquecentenario della morte di Leonardo. Il vino toscano diventa anche la piattaforma di lancio per trainare tutto il mondo del food regionale, dalle eccellenze dell'olio fino al pane toscano DOP. Il paniere dell'agroalimentare fa dunque rete anche in questa occasione attraverso la collaborazione dei maggiori consorzi, concentrandosi intorno ad uno dei suoi prodotti di punta, il vino. Infine, per far conoscere al meglio anche i territori di produzione, ecco che gli organizzatori di Buy Wine, Regione Toscana e Promo Firenze, hanno promosso tour per i compratori nei territori di produzione del vino, così da alimentare l'esperienza e far entrare in contatti i buyer anche con la storia, il paesaggio, il lavoro e le eccellenze. I borghi e la fisionomia di quella Toscana fertile e creativa che continua a produrre e generare frutti preziosi, uve di ottima qualità e vini apprezzati in tutto il mondo. Infine, qualche curiosità: cresce l'attenzione dei compratori, in particolare orientali, non solo verso il prodotto ma anche verso l'estetica di bottiglie ed etichette. Ad esempio, noi facciamo due etichette che non solo, diciamo, cambia anche un po' il tipo di produzione, perché una selezione fatta direttamente da mio padre, che si chiama Selezione Terzuoli, e lì vendiamo molto negli Stati Uniti e riprende un'etichetta un po' tradizionale perché c'è un'immagine della cantina, mentre l'altra è un'etichetta più moderna, tant'è che c'è un sole con un rosso acceso, e lì dà una modernità, e lì sicuramente nei paesi orientali ha quella appeal in più.